Buonasera dal TG. Presso la comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano si è tenuta la 7ª riunione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Vediamo i punti all'ordine del giorno. I punti principali sono quelli che riguardano i due collaboratori che vengono nominati dalla giunta esecutiva, uno per le necessità del settore dei giovani a tempo determinato e un altro settore, diciamo un altro collaboratore proprio per le necessità della giunta intera, che è considerata, diciamo, la mancanza del responsabile del settore sport, seguirà tutte le attività sportive per conto dell'Unione Italiana. Il punto di riferimento di questa persona sarò io direttamente, in qualità ovviamente di Presidente della Giunta Esecutiva. Il punto principale, ragione perché ci siamo incontrati, ci incontreremo oggi, è proprio il piano finanziario. Abbiamo ricevuto tutte le indicazioni dei nostri finanziatori, dunque stiamo parlando da due contributi del Ministero degli Affari Esteri, quello ordinario e quello della legge 73, il contributo della Regione FVG tramite il bando dell'Università Popolare di Trieste, il contributo del Consiglio per le minoranze, il contributo dell'Ufficio per le minoranze sempre della Repubblica di Croazia e poi il contributo della Regione Istriana e dello Stato sloveno. Alla riunione la Giunta esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato il primo assestamento del programma di lavoro e piano finanziario 2023. Sono stati assicurati quasi 9,3 milioni di euro. È abbastanza complesso gestire un importo tale con un organico piccolo per un'associazione alla fine no profit, un'associazione di cittadini qual è l'Unione Italiana. Alle comunità degli italiani va la parte più importante delle risorse, quasi 3,9 milioni di euro. Questa sera abbiamo modo sicuramente di parlare più di 100 progetti riguardanti tutti i settori, dalle comunità, alle scuole, alle istituzioni, ai giovani, alla cultura, all'imprenditoria, dunque di tutti i settori, tantissimi progetti. Ecco, se posso, diciamo, proprio nominare due che mi stanno parecchio a cuore, sicuramente sarà la costruzione dell'asilo italiano di Sisano, che non c'è come tale già da parecchi anni, e poi anche la costruzione della comunità degli italiani di Levade Gradigne, in pratica l'unica comunità rimasta a dover operare da un stanzino. E dunque questi sicuramente i due progetti più importanti per il 2023. Il Presidente della Giunta si è congratulato con la comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano, la cui presenza è sempre costante in tutti gli eventi sia culturali che sportivi. La comunità di Galesano si dedica anima e corpo alla salvaguardia delle tradizioni quali usi, costumi, cibo, riti dei nostri nonni. È una comunità molto attiva che dopo la pandemia ha ripreso le proprie attività progettandone nuove. Abbiamo ancora un po' di più intensificato tutte le attività. Il 10 giugno abbiamo intenzione di organizzare una serata dedicata completamente al folklore, che per noi è veramente molto importante, una delle colonne portanti delle varie attività della comunità. Il 29 giugno abbiamo poi San Pietro e San Paolo, quindi dove tutte le attività si presentano, o meglio presentano tutto il lavoro di tutto l'anno. E naturalmente d'estate abbiamo il 4 di agosto la degustazione dei piatti tipici di Galesano e il 15 invece la festa delle ciocche. A settembre giornate sportive, pubblicazioni, cioè serate letterarie, insomma abbiamo in piano parecchie cose da organizzare, ripeto, tutto nell'ambito di quest'anno che è fondamentale, quindi 75 anni. Abbiamo ripreso l'attività del coro e qua siamo veramente contenti perché sappiamo quanto siano stati deleteri 2 anni di non attività nelle comunità. Ne hanno sofferto soprattutto i gruppi dove c'erano soprattutto anziani o comunque persone di una certa età che per paura, per disabitudine non sono più venute in comunità. Ecco, con quest'anno siamo riusciti a riorganizzare questo coro. Abbiamo il gruppo dei bambini del dialetto, dove una volta alla settimana lavorano sul dialetto galesanese. Abbiamo il folklore sia dei bambini che degli adulti, il gruppo di ceramica, il gruppo della filodrammatica, quindi un bel po' di cose che sono in forno.
Si è parlato dei progetti Primis Plus e Tartini Bis, che riguardano il centro multimediale italiano di Palazzo Gravisi Buttorai, per il quale l'Ufficio Europa dell'Unione Italiana si è aggiudicato nell'ambito programma Interag Italia-Slovenia 2021-2027. Il primo del valore di quasi 750.000 euro, il secondo di oltre 661.000 euro. Come emerso dalla riunione, i progetti europei sono una sezione alla quale la Giunta esecutiva intende dedicare maggiore attenzione. La sicurezza della destinazione è la chiave per una stagione turistica di successo, ha affermato il sindaco di Rovigno, Marco Paliaga, in una conferenza stampa in cui si è discusso dello stato di sicurezza durante la stagione turistica nella città. Secondo il sindaco, si prospetta un'altra stagione turistica impegnativa, non solo per il numero elevato di ospiti previsto, ma anche per l'aspetto della sostenibilità, del traffico e della forza lavoro straniera. Tutto questo è un onere aggiuntivo per tutti i servizi che si prendono cura della sicurezza di Rovigno. Per i vigili del fuoco sono stati stanziati fondi aggiuntivi. Credo che la stagione estiva non sarà così impegnativa per i vigili del fuoco come lo è stata l'anno scorso. Noi vorremmo che i pompieri avessero metà delle sfide rispetto allo scorso anno. Il loro budget è di 1 milione di euro, ma abbiamo stanziato 400.000 euro per il loro lavoro e lo super standard aggiuntivo. Recentemente sono stati acquistati nuovi veicoli e attrezzature e stiamo anche lavorando per ottenere fondi per una nuova caserma dei vigili del fuoco. Credo che tutto ciò contribuisca alla sicurezza, in primis dei cittadini e di conseguenza di tutti coloro che visitano la nostra città durante la stagione turistica. Abbiamo lo stesso regime di lavoro tutto l'anno, rimane così durante la stagione turistica e non lasciamo nulla al caso. In estate assumiamo fino a 8 dipendenti stagionali e smettiamo di andare in ferie, così nella parte più critica dell'anno siamo in piena forza. Poi, grazie agli investimenti della città in attrezzature e veicoli antincendio, siamo ai vertici dei paesi europei. Notizie flash. Presso la comunità degli italiani di Cittanova, domani, con inizio alle ore 19, ci sarà la prima dello spettacolo teatrale Una famiglia De Matti, scritto da Cristina Fattori e recitato dagli attori della filodrammatica della comunità cittanovese. Lo spettacolo mette in scena in modo comico la vita quotidiana di tre generazioni di una famiglia di Cittanova. A Palazzo Garbas a Fiume verrà inaugurata giovedì 25 maggio alle 19 la mostra Passato e Presente della sezione ceramisti Romolo Venucci della Comunità degli Italiani di Fiume in occasione del 120° anniversario della nascita di Venucci e del 35° anniversario di attività del gruppo. I lavori verranno presentati dalla storica dell'arte Dajna Glavočić. La Facoltà di Medicina di Pola ha ospitato la professoressa Sara Rinas dell'Università di Edimburgo, la quale ha tenuto dei laboratori sull'insegnamento clinico, mirati a tutor e studenti di infermieristica. Vediamo i dettagli. Come funziona la teoria nella pratica in un ambiente clinico, ad esempio in ospedale, modalità di valutazione della pratica, come motivare gli studenti a lavorare meglio, cosa rende un ambiente di apprendimento felice e produttivo, questi sono alcuni degli argomenti discussi nei workshop. In primo luogo, i workshop non sono monotoni. Noi come pubblico, tutor e docenti, partecipavamo in modo interattivo per la loro intera durata. Sono state poste molte domande su come e cosa riteniamo gli studenti dovrebbero sapere prima di entrare in un ambiente clinico, quali informazioni dovrebbero avere, cosa fare con loro una volta entrati in un ambiente clinico, come procedere con studenti che, ad esempio, non sono interessati al lavoro, all'apprendimento o alla formazione. Quindi, attraverso, diciamo, il gioco e strumenti didattici, usando tra l'altro i mattoncini Lego, siamo arrivati a delle conclusioni molto interessanti. Dal mio punto di vista di studentessa e presentatrice del programma didattico, posso dire che ci sono stati molti suggerimenti utili. Il corso ci ha aperto alcune nuove prospettive ed è qualcosa che spero applicheremo nella pratica, ma anche la parte teorica è alquanto utile. Spero che in futuro ci saranno più corsi di questo tipo, perché pure io, come studentessa e presentatrice del programma, sono rimasta davvero sorpresa. Ho pensato che forse dovremmo davvero agire in questo modo. Dobbiamo introdurre cose nuove, svilupparci e andare avanti. L'Università di Edimburgo è la principale università in Gran Bretagna nel campo di formazione infermieristica e la professoressa Rinas è arrivata alla nostra università nell'ambito di un programma Erasmus+.
Dice che il programma infermieristico a Pola è ben organizzato, soprattutto per quanto riguarda la pratica, fondamentale nella formazione di infermieri e tecnici. Una delle differenze significative tra il sistema croato e quello britannico è la stretta collaborazione dell'università e dell'ospedale, dove gli studenti svolgono ogni giorno il loro tirocinio. In Scozia non esiste un sistema del genere e dobbiamo assolutamente lavorarci su, afferma la professoressa Rinas. Ovviamente è molto positivo che gli studenti possano andarci a vedere, ma dovrebbero anche essere critici. Ci sono cose che non vanno bene e altre invece molto buone, e dovrebbero scegliere ciò che è veramente meglio per loro. È anche molto importante non chiuderci al mondo, ma imparare dagli altri e scambiare esperienze. Quello che vorrei trasmettere a tutti noi in questo paese dove diciamo sempre che va tutto male, solo quando qualcuno viene qui da fuori e quando ci apriamo e mostriamo cosa abbiamo e come lavoriamo, vediamo che non siamo per niente male, che l'erba non è più verde da qualche altra parte, che i nostri studenti hanno sia conoscenze che abilità e che abbiamo tanto da offrire al mondo. Il complesso turistico alberghiero della Selena Laguna di Parenzo ha accolto ancora una volta l'incontro sportivo delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia, promosso dall'Unione Italiana con il contributo della comunità di Parenzo. E l'incontro è giunto quest'anno all'importante giubileo della sua 30ª edizione. La festa dello sport, tra grinta, divertimento, voglia di gareggiare, di misurarsi in una sana competizione, ma anche tanti saluti, strette di mano, allegria, baci e abbracci di chi si conosce bene ma magari da tempo ci si è persi di vista per vari motivi, il tutto in quell'umana volontà di star finalmente assieme nella splendida cornice di una calda domenica primaverile nei pressi di Parenzo, al 30esimo incontro sportivo delle comunità degli italiani di Croazia e di Slovenia vi hanno aderito ben 31 sodalizi con una carica di quasi 600 persone, sportivi, pronti a cimentarsi in vari sport, naturalmente suddivisi in categorie, tra calcetto, pallavolo, tennis tavolo, tennis, ma non sono mancate le bocce, gli scacchi e per la prima volta anche il 3-7. Una delle persone che ha visto nascere e crescere i giochi sportivi di Unione Italiana è certamente il suo presidente Maurizio Tremul. Fin da quando abbiamo costituito, fondato la nuova Unione Italiana, abbiamo dato da subito grande importanza all'attività sportiva per moltissimi motivi e abbiamo iniziato proprio a creare una serie di incontri sportivi, di competizioni, ma anche di con attività e finalità aggregative tra le comunità degli italiani, ma anche molto con le scuole. Credo che l'attività sportiva sia, insieme all'arte, alla musica, alla poesia, alla letteratura, alcune delle espressioni più elevate dell'ingegno umano. Lo sport veicola dei valori fondamentali, la lealtà, la correttezza, il rispetto delle regole, la solidarietà, la collaborazione, il fatto del sacrificio, dell'impegno, superare i propri limiti cercando di metterti alla prova, ma farlo sempre con grande correttezza e rispetto. Lo sport insegna che il tuo avversario non è il tuo nemico, è una persona che poi alla fine magari vai ad abbracciare, a consolare, perché domani magari potresti essere tu anche in quella situazione. Quindi dei valori fondamentali anche per la vita di ogni giorno, per la vita culturale, politica, sociale di ogni persona, e ha poi appunto un grande valore educativo. È per questo che abbiamo investito molto sul mondo dello sport e io voglio qui ricordare la persona che per decenni è stato l'uomo simbolo dello sport, che ha impersonificato lo sport in tutti i sensi e che, come sappiamo, purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, Sergio Del Ton. Sergio Del Ton ha dato un'intera vita per l'insegnamento, per la scuola, per dedicarsi agli altri, coltivando lo sport, coltivando i valori dello sport e mettendo davanti a tutto questi grandi valori, sia nel suo lavoro, nel suo impegno, nel lavoro nell'Unione Italiana, ma anche nella sua vita di ogni giorno. Ed è per questo che ho proposto di dedicare una delle nostre manifestazioni sportive
a Sergio del Ton, magari gli incontri sportivi dell'Unione oppure qualche altra iniziativa per ricordare un uomo che tanto ha dato alla nostra comunità nazionale italiana. Oggi chi partecipa a questo incontro risulteranno alla fine tutte vincitrici, tutti vincitori. L'obiettivo è quello di stare insieme come connazionali per fare comunità. Ovviamente congratulazioni a chi vincerà, ai vincitori, ma congratulazioni a tutti quanti, perché oggi deve essere un giorno di amicizia e di fraternità. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani.